andiamo a fare la spesa? Sì, andiamo. Andiamo a fare la spesa con Silvestro Silvestori, sommelier, insegnante, chi più ne ha più ne metta. E poi cucineremo insieme a lui. Di sicuro. Che cosa ci prepari oggi? I cappelletti messicani. Che cosa? È una forma un po' strana, però salentina dalla parte profonda. Che cosa occorre per questi cappelletti? Si fa la pasta normale, con l'orzo, il semola, però prendiamo una cacio e ricotta, prendiamo la rughetta e prendiamo i pomodori. Ok, siamo al mercato di Porta Rudi e qui a Lecce entriamo. Adesso prendiamo due tipi, prendiamo quelle da pendolo e anche prendiamo un più di pomodorini normali. Poi 2 chili di cicoria per la Luisa. Ho comprato del prezzemolo, 2 chili di cicoria, il pomodoro da pendola e un altro chilo di pomodoro normale. Ciao Cesare! Ciao Luca! Ciao hermano! Stefano! Ciao Simone! Abbiamo lasciato il mercato e adesso andiamo a casa di Silvestro. Attraversando il centro storico entriamo nella bellissima Porta Rudi che ci porta in una porzione di Lecce, questo capoluogo salentino dove Silvestro vive, lavora e cerca moglie. I could have you in my life. I should uncover my eyes and let the light shine. But I swallowed my pride and turned away. If I was so blind to my feelings, I would have told you. Nella scuola di cucina, la tana di Silvestro da Waiting Table, e siamo davanti ad uno dei tavoli che lui ha rimesso insieme, così come tutto quello che c'è in questo luogo, dai vassoi alle piante, dagli strofinacci alle pentole, un Salento ricostruito, possiamo dirlo? E qui oggi preparerai per noi che cosa? Vi faccio vedere tutte le paste classiche e poi anche forse vi insegno una forma nuova che pochi leccesi o pochi salentini del nord hanno presente come si fa o nemmeno che esiste. Pasta. Questa è la parola chiave. Ci occorrono 2 tipi di farina. Questa è di semola, questo qua di orzo, facciamo tipo 70% questo, 30% questo e solo acqua, tiepida, senza sale. Perfetto, io ti lascio, il tavolo è tuo. E la orecchietta, questo è un cavatello, questo è un minchiareddo, thank you.
comprato questa ricetta 12 anni fa di una signora di Taviano e poi praticamente l'ho dimenticata. Poi c'è un ragazzo che lavora da me, da Casarano, e l'ho spedito a casa, ho detto perché non vai a cucinare con qualche zia e torna, insegnami qualcosa. Lui è tornato e mi ha insegnato queste cose e poi è stato forse 4 anni dopo che l'ho dimenticata. Però di a Taviano a Casarano, la parte proprio profonda del Dal Salento, si prende il bicchiere e la bottiglia, si fa una luna, si fa una mezza luna come un sorriso, così, poi si fa un cono, si chiude il cono, si mette il cono nella bottiglia, si schiaccia. Questo è un cacio ricotta, è praticamente la ricotta fresca, stagionata, anche se vede le linee del cestino. Questa spocci patata, faccio così. È interessante come formaggio perché non si scioglie completamente. Della zona di Ugento, Casarano, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, insomma il profondo Salento, Silvestro. Esatto. Okay, pochi conosciuti dei lecesi.